Non gingillarti con il fucile, Joey. Qual è il problema? Qual è il problema? È un dannato seme di girasole. E tu sei l'unico che mangi semi di girasole. Ehi, Crash, sigarette. Eddie, vai giù e monta gli amplificatori, ok? D'accordo. Dai, Slick, dammi una soda. Dario, vai ad aiutare. Ehi, Flash, come te la passi? Tutto ok. Tony, tu controlla. Ci sono $150 per voi, a una condizione. Che condizione? Ehi, un momento. $150? Io credevo che avessi detto 300. No, aspetta, ci sono molti buoni posti stasera. Ehi, un momento, gli avevi promesso $300. Va bene, Joey, dimenticalo. I soldi rendono nemici. Parla adesso, stronzo. Joey, lascialo stare, vabbè, dai. Non voglio incazzarmi stasera. Siamo venuti qui solo per divertirci e visto che i meccanici non ci sono, non ci saranno problemi da parte nostra. I miei amici ed io vogliamo soltanto divertirci. Allora, se è così, sì, iniziamo così. Subito a suonare. Non un c'è affare, problema. Un affare. Su, andiamo, Troy. Cominciamo a suonare. Un affare e un abbiamo affare. Un sacco giusto. Di cose da fare. Sbrigiamoci. Ehi, Flash, sembri un po' nervoso. Non devi esserlo. Se io sapessi ballare come te, non credo che avrei problemi. Beh, non ne avrei se avessi le ragazze che hai tu. Ehi, Joey, prendi i soldi, eh? Non voglio la tua mano, stronzo, voglio i soldi! Dai, prendiamola. Fatto. Avanti, sbrigati. Avanti, piccola, e parti. Fila via! Ti ho detto di andartene! Fuori dai coglioni! Ehi, tu! Ehi! Ma che diavolo ti ha fatto? Corri, non deve scapparsi! Vai, Johnny! Ti prenderò! Ehi, guarda là! Su, prendiamo! Hai visto? Ti ho beccato! Adesso facciamo i conti! Che cosa vuoi da me? Qual è il problema, ragazzi? Rifatto adesso, forza! Questa qui è la mia zona! Ma non sto dando fastidio a nessuno! Ammazza! Tu lo vuoi? Sì! Tu lo vuoi? Sì. Tu vuoi questa delizia? Prendetelo! Adesso! Prendilo! Che cosa farete adesso, eh? Avanti! Buon bagno, pezzo di stupido! (Ride)
riprovarlo un'altra volta. Forza, andiamo. Sembra che ci debba essere una riunione qui. Ehi, ma lo vuoi capire che dobbiamo riprovarlo prima di poterlo suonare? Mookie, lo faremo dopo, eh? Perché Joy ci chiama. Smettila, amico, sei davvero carino. Suonerai dopo l'ukulele. Adesso dobbiamo parlare. Interrompendo le prove, eh? Per quella miseria che ci danno. Avanti, fuori tutte. Sempre il tuo dannato carattere, Joy? Che vuoi dire? Lo sai benissimo. Ehi, Troy, quanto stai ancora? Non lo so, perché? Io vado a casa a lavarmi i capelli e poi mi metto a letto. È questo che mi piace di lei, ha un sacco di prontezza e personalità. Già. Che storia è questa? Volete provare? Allora, Troy! Carlos e i meccanici sono entrati in azione nel nostro quartiere. E dobbiamo fare qualche cosa. Stanno rubando auto nella nostra zona. Loro ci fanno i soldi. E a noi danno la colpa. Non ci credete? Avanti, diglielo tu che succede. Almeno 5 magazzini non vogliono pagarci la tangente. Dicono che i meccanici sono più sicuri di noi. Ma non capite che mentre voi ve ne state qui a provare, quelli si muovono. Dobbiamo fare immediatamente qualcosa di concreto. Ci siamo rilassati anche troppo, credetemi. Ok. Credo che ci dovremmo incontrare. Non è di un incontro che abbiamo bisogno. E io invece dico che è necessario un incontro. Un incontro per ciò che è nostro? Io non riesco a capirlo. Come diavolo ragiona questo? Joy. Ma che cazzo stai dicendo, Troy? Stiamo parlando di Carlos McCabe, non di Little Red Riding Hood. Che è successo? Raccontaci. Ho fatto a pugni con dei meccanici mentre rubavano una macchina. Sono dovuto scappare. Sentito? Allora cosa sarà? Un incontro o qualcos'altro? A che serve incontrarci? Sappiamo cosa fare. La mia decisione è... Sì, grazie. Di andarli a cercare. Ora. Andiamo. Vi massacreremo di botte quel passo. Pensavate di liberarvi di noi, eh? Amico, hai invaso la nostra zona. Tu rubi auto. Sei un imbecille. Così adesso la pagherai. Ma se vinciamo noi... Come se... Oh, scusami. Contaci, vinceremo noi. Ah, sì, è vero. Vero, è vero. All'attacco!
Ammazzalo. Ok, basta. Non in questo modo. Così rischi di sporcarti le mani. Non con le mani. Forza, Bucky! Pensi che questa macchina gli piacerà? Avanti, amico! Ma che fai, eh? Su, avanti! Su! Carlos! Avanti, amico! Su, avanti! Su, vieni vicino, che ti accarezzo! Su, su, avanti! Che diavolo succede qui? Quello che sembra, una piccola riunione tra amici. Non finisce qui, Carlos. Ci sarà un'altra occasione per noi due. Oh, sì, ci sarà. Ehi, ma che cazzo fa? Maledetta carogna, ci rivedremo. Sai, potresti avere qualche noia per la libertà provvisoria. Tu e i tuoi ragazzi non imparerete mai. Ehi, zio! Perché te la prendi solo con noi? C'è qualcun altro che crea problemi qui! Io non vedo nessun altro, invece. Andiamo, faremo due chiacchiere mentre io prendo un caffè. Ehi, Moki, questi ci portano in gabbia! Dai! Prendetelo, forza! Sì, forza, muovetevi! Ma che abbiamo fatto? Avanti! Muovetevi! Camminate! Forza, tutti! Lasciami stare! Lasciami stare! Ci sarà un'altra occasione, Carlos! Ci puoi contare! Ehi, lo sapete che chassi lo scaricano qui dentro? Ehi, tu, che cazzo ridi? Palla finita! Lui ride. Ehi, ragazzi, voi che cosa ne dite? Eh? Non c'è niente da ridere. Giusto? Carlos e i meccanici vanno in giro a rubare tutta la notte e noi siamo qui! Ehi, voi, dove andate? Noi, a passeggio. Su, fila via. Ehi, con chi credi di parlare? Fila via. Ok. Sparisci, su, sparisci. Vado. E avanti, vattene allora, via. Si può sapere che vuoi da me? Allora, cos'hai rubato? Non rubo mica io, sono un angelo. E questo? Che cos'è questo? È il mio portafortuna. Ah, è il tuo portafortuna. C'è qualcosa per me? Sì, certo. È tutto qui? Sì, tutto qui. Perché? Ok, va bene. Hai del fuoco? Lo sai che non ti fa bene. Carlos, ti serve aiuto? Finiscila tu. Fa vedere. Mi piace, sai. Grazie. Tutto bene, Carlos? Sì, tutto tranquillo. Tutto ok. Te l'avevo detto che sarebbe andato a finire in questo modo. Noi siamo dentro e loro fuori a fare quello che vogliono. Io impazzirò per questo, porca Joy. Puttana, che c'è? Quando verrà il funzionario per la libertà provvisoria? Non vanno mai di fretta quelli, perciò cerca di non farti troppe illusioni. Io non sono mai stato in prigione. Non ti succederà niente, non ci siamo noi. Perché siamo qui dentro? Noi non siamo degli imbecilli, no? Che problema hai? Che problema ho? E non guardarmi così, guarda da un'altra parte. Porca vacca, Moki! Moki, mio piccolo maniaco, mi devi aiutare. Ho bisogno di andarmene via di qui al più presto o darò fuori di matto. Aiutami, per favore. Avanti, amico. Guardami. Dobbiamo fare qualcosa. Facciamo qualcosa. Facciamo qualcosa. Dobbiamo fare qualcosa. Facciamo qualcosa. Faremo qualcosa. Cosa? Faremo qualcosa stanotte, Joy. Vai a farti fottere. Faremo qualcosa stanotte, Joy. Stanotte, domani, però facciamo. Faremo qualcosa stanotte, Joy. Vai a farti fottere. We're gonna do something tonight.
We're gonna do something tonight. Andate a farvi fottere tutti quanti! We're in jail because we fail. So there was just one day that I will always remember. In 81, the third day of September, with my brand new Tuli, gonna rob this store, gonna get a quick yacht or even more. Pulls out the trade, two steady, four hits, but the owner responded with a 357. Bust a few rounds, one of us got hit, then it fell to the floor and my blood went drip. Yes, I got caught, now I'm handling it, and I'm cooling in jail for this dumb old shit. Yes, I'm cooling in jail, cause I started a riot, had dimes and coke, but no one wanted to buy it. So I went berserk, smashed the table with a chair. Putting heads out, cause you wanted to stare at who? The maniac, he's crazy in the 80s and all the attacks to bust this. In jail, without no bail. We're in jail. We're in jail because we fail. Now they put me in the slab, but I don't give a damn. Started by stealing quacks, I'm a crazy man. Snatching bags, I'm a half beating of my own mess. Chewing cops in the back, cause I had a life. Feeling through Cadillac, never bringing the backs. Making all my stolen money, it was big stack. But now I busted. I gotta serve my time for stealing everything that wasn't mine. Gonna send me other visits. Assuming stats, because when I get out, you better watch your back. Cause I'm a save with my blade and I'm over attack. That's right, child. I'm a maniac, we're in jail. Wanted by the FBI for taking 30 grand and killing a guy. It was murder in the first degree. But then they locked me up, I think they're picking on me. My beat is hard, beat is strong. And if you go with the flow, you can never go wrong. Just kick off your shoes and massage your toes. Cause everybody knows the blows on high. Cause it goes hip, high, and I go from uptown. Try to battle me, it's like becoming a clown. With a little hard work and dedicate, we'll pull together and rock this kitchen. So if you're doing it too and you think you're great, come on, everybody participate. Say ho! Ho! You got to say ho if you're ready to go. Say yeah! Yeah! Say yeah! Scusi tanto, signor Delamo. Nessuno l'aveva riconosciuta. C'è una macchina pronta per accompagnarla a casa. Io posso anche guidare da solo. È davvero sicuro di poterlo fare? Io sono John Delamo. E non ho bisogno proprio di nessuno. Ci lascia soli, signore? Ehi, ti cantate bene, veramente. Io sono John Delamo, della Twilight Record Company. E quando uscite da qui, venite a trovarmi. Forse potrei aiutarvi. Ecco, questo è il mio biglietto da visita. Posso averlo anch'io? Oh, ma certo. Ne dia uno anche a me. Va bene. Ehi, ne voglio uno anch'io. Ok. E questo a te. E questo a te. E questo a te. Bene, ci vediamo, ragazzi. A presto. Ehi, John J. Delamo, è davvero incredibile, ragazzi. Twilight Record. Ehi, guardate, io ne ho tre. Oh. Accidenti, ragazzi! C'è nessuno? Ehi! Guardate là! Salve! Posso esservi di aiuto? Sì, vorremmo vedere il signor Delamo. Ah, avete un appuntamento? Sai, ci siamo conosciuti in prigione. Ehi, è oro! Quello non è oro vero, rimettilo a posto. Aspettate un momento. Signorina Delamo può venire subito qui. Salve. Moki. Bambola, accidenti, ragazzi. Da questa parte. Wow! Accidenti! Ehi, smettetela! Ok. Questo è di Michael Jackson. Senti, lascialo stare, per favore. Perché?
Non è forse per me? Accomodatevi. Dov'è? Ehi, niente male, niente male. Ma allora? Ehi. Però ha temperamento la bambina. Oh oh. Ti piace, Troy? Allora, ti piace? Sì che ti piace. Gli piaci, bambina. Allora, lui dov'è? Non può ricevermi. Che cosa facciamo? Sentiamo che dice. Eh? Ecco qui la cassetta. La cassetta? Avete paura di cantare dal vivo? No, ecco. Queste sono le nostre canzoni. Sono fantastiche. Ehi, tu, finiscila, siediti avanti. Posso farvi una domanda? Quando avete preso appuntamento? Appuntamento? Sì, appuntamento. Dovete avere un appuntamento. Non abbiamo bisogno di un fottuto appuntamento. Conosciamo il signor Delamo. Davvero? Ci siamo messi d'accordo l'altra sera. Lui ci ha detto... Dove vi siete incontrati? Questo non possiamo dirlo. Possiamo, invece. Era ubriaco ed era finito in prigione. Joe. Noi eravamo lì e ci siamo incontrati. Joe. È il padre? È tuo padre? Comunque, l'altra sera ci ha detto di portare una cassetta e lì ci sono le nostre canzoni. Mi dispiace, ma ho paura che oggi sia troppo occupato. È andato a farsi un goccio, eh? Senti, è stato lui a dirci venite quando volete. Sono spiacente, è impegnato. Te l'avevo detto che gli ubriaconi incontrati in galera dicono soltanto cazzate. Mio padre non è un ubriacone. Il tempo di uno come lui è molto prezioso e ora ha una riunione importante. Anche il nostro tempo è molto prezioso. Giusto, ragazzo. Lo sapete che la gente aspetta almeno 2 settimane prima di avere un appuntamento? Perché per voi dovrebbe bastare venire qui? Sì, ma noi potremmo non essere più vivi tra 2 o 3 settimane. Non ci arrivi? Sì, ci arrivo. Abbiamo sbagliato. Quell'uomo ci ha detto venite da me che forse potrò darvi una mano. Ci siamo sbagliati. Non succederà più. Andiamo via, ragazzi. Ehi, guardate che c'è. Perché non me la presti? Lasciala stare. Che cos'hai da guardare? Niente. Anche tu pensi che siamo gentaglia, vero? Ma l'unica cosa che volevamo era far sentire la nostra musica. Tutto qui. Grazie tante. Ti siamo grati. Lo sai che sei veramente carina. Cosa ne pensi? È fantastica, è veramente trascinante. Sì, forse. Sono certi ragazzi venuti nel mio ufficio. Che intendi dire con certi ragazzi? Sembravano alquanto strani. Uno si chiama Troy e un altro si chiama Moki. No, sì. Moki! E li hai scritturati? No, non riesco a trovarli. Non riesci a trovarli? Esatto. Che donna d'affari sei? Adds up to one more trap and they fade into the night. Slowly disappear. Bravi. Vero? Io avrei un'idea. E vorrei tanto che ti piacesse. Perché ti assicuro che sono davvero stufa di sentire dire in giro che occupo questo posto solo perché sono la figlia del capo. Dunque, questi ragazzi sono venuti qui in cerca soltanto di un colpo di fortuna e non riesco a trovarli. Questo mi ha dato un'idea. Perché non proviamo a cercarli fra quelli come loro? Voglio dire, la nostra società è alla ricerca di nuovi talenti, giusto? Allora organizziamo una gara fra tutti quei ragazzi che pensano di avere del talento da vendere. Non sarebbe favoloso? Barney, vieni nel mio ufficio. E non scordarti di portare carta e penna. Brooke, hai avuto un'idea davvero favolosa. Ti do l'incarico.
guarda chi c'è qui. Dov'è tuo padre oggi, a farsi un riposino? No, non lo fa mai lui. Se devo firmare, non posso farlo. Oggi ho già firmato troppi autografi e mi sento le mani tutte indolenzite. Non dovete firmare niente, perché ho già sentito la vostra cassetta, è davvero ok. Sul serio? Sì. Ehi, ragazzi, ve l'avevo detto che questa bambola non ci prendeva in giro. Li ho cercati dappertutto, ma è davvero difficile trovarvi. Ci vediamo. È fatta, ragazzi! Questa volta ci siamo! Wow! Pronto? Ehi, Troy, c'è Brooke Delamo al telefono. Non può venire ora, è molto occupato. Forse la richiamerò. Aspetta, arrivo. Non riesci proprio a fare a meno di comportarti da stupida, eh? Sì. Sì, certo. Mi sembra fantastico. Ci sarò. Dove vai? Vuole che vada subito da lei. No, davvero? E perché? Perché? Non credo che siano affari che ti riguardino. Impara a rispondere al telefono piuttosto. Mi vorrà parlare della gara. Quando te ne vai, chiudi la porta. Stronzo. Beh, Eddie, che diavolo stai facendo? Sta suonando, non lo vedi? Dove credi di essere? Invece di suonare insieme a noi, suoni da solo. Riposatevi un po'. Ok, io vado a fare un giro. Torno fra un po', ragazzi. Ma che diavolo dite? Era buona, era buona. Era buona. Era orribile, invece. Buono è Wes Montgomery. Miles Davis. Miles Davis. Beethoven. Lui sì che era grande. Lo sai che ha scritto i suoi pezzi migliori quando era sordo? Quando era sordo, capito? Ed erano buoni. Perché? Perché lui si applicava. Si applicava? Applicati tu, io sono già bravo. Non ne ho bisogno. Noi abbiamo la possibilità di vincere la gara. Ma dobbiamo provare almeno 8 ore al giorno per diventare perfetti. 8 ore al giorno? 8 ore al giorno, sì. Questo per raggiungere la perfezione, ragazzi. Soltanto così diventeremo famosi. Più forte. Scusami, so che non hai neanche un minuto libero. Ma sono voluto passare per dirti che tutto va bene. Voglio dire, tu stai cercando di aiutarci. Immagino che dovrei ringraziarti. Sai, io vorrei invitarti a pranzo. Ti andrebbe di mangiare con me? Eh? Il fatto è che sono già stata invitata oggi, sfortunatamente. Beh, io almeno ci ho provato. Abbi cura di te, ciao. Aspetta. Ho avuto un'idea. Era ora. Ho fumato tutta questa aspettando che aprissi. Davvero onorati. Almeno speriamo che ci voglia aiutare sul serio. Avanti, prendili. E attento a non romperli. Sicuro che dobbiamo entrare? Penso di sì. Ha detto vieni con i tuoi amici e guarda cosa puoi fare. Ora siamo qui e faremo del nostro meglio. Guarda che se mi rompo le palle me ne vado. Del nostro meglio.
Scusi, signore, posso togliermi il giubbotto? Grazie. Mi stringe. Siamo tutti affamati, eh? Ehi, Troy, questa probabilmente è la migliore insalata che io abbia mai mangiato in tutta la mia vita, te l'assicuro. E ti voglio ringraziare per avermi portato qui oggi. Sapete qual è la cosa migliore per un'insalata? Lasciarla nel terreno in luglio e agosto. Diventa veramente calda. Come noi? Ne vuoi ancora? Se no. Ne vuoi, non fare complimenti. Prendine ancora. No, grazie. Ok, d'accordo. Non riesco a capire come diavolo si usino questi arnesi. Aspetta, eh. Questo è meglio. Ecco qui. Allora, vogliamo parlare di musica? Lascia stare la musica, chiedigli invece della cassetta. Sì, ha già sentito la cassetta? Chiedigli se gli è piaciuta. Le è piaciuta la cassetta? Sì, che gli è piaciuta. È una musica grande, eh? Ha tanta energia, vero? Ne ha molta, davvero molta. È piena di atmosfera, non è vero, figliolo? È musica sexy. È una musica così sexy che ti viene voglia di baciare tua moglie. Scusa se mio padre non ha parlato molto, ma ero un po' scioccato. Lui è un uomo che tiene la forma. Sai una cosa? Non mi ero più divertito tanto da quando... da quella volta che sono finito in prigione e ho incontrato tuo padre. Non ricordarmelo. E ti confesso che tu mi hai fatto pensare molto. E non finirò mai di ringraziarti. Perché? Sai, mentre venivamo qui, pensavo... niente, niente. Cosa? Dimmelo. Senti, il tuo modo di vivere è completamente diverso dal mio. Sai, stavo pensando che se tu venissi in giro con me e i ragazzi... Credo che mi piacerebbe. Bene. Io non vedo l'ora. Spero che sia presto. Look at me. I'm the one who had a shield around me, just in case, till I saw your face. I never knew there was someone who could make me fall so hard and fast. Let me see. Scusa il ritardo, Troy. Non fa niente. Come vanno le prove? Vanno bene. E i risultati? Stanno arrivando. Sai, io stavo pensando... stavo pensando alla fantastica notte che vorrei passare qui a guardarti. Sai, sono convinta di una cosa. Tu non vuoi che i miei amici mi vedano con te, altrimenti penserebbero che io sia pazza. E probabilmente ti rinchiuderebbe. E non vuoi neanche che mi vedano i tuoi amici. Anche loro penserebbero che tu sia pazza. Davvero? E se io ti dicessi che... che non mi importa. Ascolti nemmeno. Pensi soltanto alle prove. Non hai tempo per me. Jasmine, non ora. Ho del lavoro da fare. Lavoro? Tanto lo so che incontri quella ragazza tutti i giorni. Jasmine, può accadere che tu ti sbagli, ok? No, non mi sbaglio. Tu esci insieme a lei, non è vero? Non è vero! No. Scusami. Non andare al lavoro, Troy. Ti prego, resta qui con me oggi. Non andare da lei. Senti, lascia perdere.
Non c'è niente da fare. Quella donna è diversa da noi. E forse ha reso diverso anche me. Tu sei pazzo. Non riuscirai a liberarti di me. Credi di poter andare nei quartieri alti con lei e diventare famoso con le tue canzoni? Non lo sai che proprio nessuno può permettersi di prendermi in giro, signor quartieri alti. Nessuno! Tutti i ragazzi e i locali di questo quartiere devono pagare la nostra protezione se vogliono mandare avanti i loro affari. Non ci sono più vetrine rotte, né più rapine, né problemi di nessun genere. E la polizia cosa fa? Perché hanno bisogno di voi? La polizia? Loro non vengono qui. Da queste parti, mia cara, non serve a niente la protezione della polizia. Ehi, c'è Carlos! Carlos! Andiamo! Hai perso il senso dell'orientamento. Sembra che piaccia come noi conduciamo i nostri affari. Fallo nella tua zona, se non vuoi guai. Ehi, pezzo di stronzo, cos'hai da ridere, eh? Ridi su questo giocattolo! Mi chiamo Sonny, pezzo di merda. Sta attento come parli. Lo so che ti chiami Sonny, stronzo di merda. Ehi, dai! E tu, invece di fare tanto lo sbruffone, vieni fuori! Di un po', come te li lavi quei bei capelli? Con lo sciacquone? Vieni fuori! Vieni fuori, figlio di baldracca! Calma, Joey, calma. C'è un ospite. Che ragazza! Ehi, bambola! Ehi, bambola, vuoi venire con me? Chiudi il becco, stronzo! Bonita, mociaccia! Adesso finiscila, bastardo! Vieni a fare un giretto con me, dai! Va a farti fottere, faccia di merda! Togliti dai coglioni! Avanti, sparisci! Ehi, quanta fretta! Vattene via di qui! Vattene, Carlos. Adesso! Ehi, Carlos, guarda un po' chi c'è. Tu, fila via. Che cosa ci fai qui? Adesso non sto più con Troy. Ah. L'hai lasciato tu o lui te? Carlos, sono venuta da te perché lui è un debole. E per questo vuoi fregarlo in qualche modo? Indovinato. È un affare nostro, allora. Lo fregheremo insieme. Non è una buona idea? Gruta, che diavolo vuole adesso? Vuole te, Troy. Questo vuole te. Tu! Vuole fregarti. Levati dai te! Ehi, lasciami stare! Cosa vuoi da me? Cosa volete da noi? Senti, metti giù quelle manacce. Io ne ho piene le palle di te, hai capito? Che cazzo vuoi, McGruder? Lascialo stare!
Cosa c'è nei tuoi occhi, eh? Niente. Che diavolo c'è? Puoi anche guardarci dentro. Lascialo stare! Smettila, non ha fatto niente! Guarda che sono stufo di te e della tua gentaglia! No, no, Troy, figlio lascialo. Di puttana, adesso ti hai sistemo io! Te ne lascialo stare! Dammene solo l'occasione e ti spappolo il cervello! Non farai È ora di farla finita! Mettiti giù! Mettiti giù, avanti, giù! Ok, ma sta allora, giù! Mettetevi giù anche voi! Giù! E toglimi le mani di dosso! Metti la faccia a terra! Giù, sbrigati! D'accordo. Vai giù! Basta adesso, McCruder! Sta fermo! Te la faremo pagare, McCruder! Sta calmo, Dino, sta calmo. E ricordatevi, vi tengo d'occhio, ragazzi. Giù, andiamo. Tutto ok, Troy? Sì, sì. Glielo faremo pagare a quel bastardo. Guardati le spalle, McGruder! Non riuscirò più a farlo, Joey. È la musica o qualcos'altro? È la ragazza, vero? Oh, smettila, no, non è questo. Lei non c'entra. Sei impazzito, allora. Non sono pazzo. Sono stanco. Sono veramente stanco di questa vita. Voglio dire che a 15, 16 anni ha un senso, è divertente, fantastico, un bel gioco. Ma 10, 11 anni dopo siamo ancora qui a fare sempre le stesse cose. Io dico che questo non ha più senso, Joey. Senti, questa ora ci porterà via di qui. E io me ne andrò, con o senza te. È bello andarsene in giro per le strade. E poi non è questa la nostra città. Vivere senza la banda non è come vivere senza un'altra cosa qualsiasi. Non possiamo accontentarci dei ricordi. Nessuno sa, nessuno si ricorda. Tu dimentichi chi sei, dimentichi chi siamo. Scommetto... Sta a sentire. Scommetto che diventerai famoso nella tua zona, proprio come il miglior pilota, il miglior giocatore di pallacanestro. O che cos'altro? Il miglior pugile. Lo sarai. Lo saremo. Ricordi? Quando ci venivano addosso in 6 o 7, eppure non abbiamo mai perso, non sono riusciti a fregarci neanche una volta. Perché tu eri là? Eri alle mie spalle. Se riuscirai a diventare famoso nella tua zona, allora lo sarai dovunque. Saremo leggenda. Finiremo sui libri. Ma non dire stronzate. Joey, tutti hanno il loro momento. Un unico momento di gloria. E dobbiamo avere abbastanza intelligenza da ritirarci in tempo. È la fine della famiglia. Ehi, Troy! Sì? Come puoi essere così calmo, amico? Partecipano anche Carlos e Jasmine alla gara, non è vero? Sì. Allora saprai anche che sarà uno scontro veramente difficile. Giusto? Sì. E supponi che faccia veramente caldo? Sì. Sì, sì, sì! Sai dire solamente sì! Ma cosa faremo per questo? Beh, sta tranquillo. Ci penseremo su, no? Chi non muore si rivede, eh? Vuoi una birra? Sì, grazie. Flash, come va? Ho poco tempo. Flash, abbiamo bisogno di te. Cosa posso fare? Quando si tratta di ballare, tu sei il migliore. Il più grande di... Vogliamo cambiare, amico. Abbiamo uno stile vecchio. Vorremmo introdurre qualcosa di nuovo, di elettrizzante. Magari dei passi di danza o qualcosa del genere. Sì, non è una cattiva idea. Vuoi più rock? Sì, vogliamo più rock. Quello che vogliamo... Sono tutti i passi di danza che conosci e che inventerai. Volete che io vi insegni a ballare? Volete imparare tutti i miei movimenti, i miei passi? Sì, anche se muoverci come te sarà per noi praticamente impossibile. Vedi, i ragazzi sanno anche ballare, ma non hanno stile. Già, per niente. Senta, ci serve un nuovo look. Noi dobbiamo fare colpo.
Abbiamo bisogno di qualcosa che ci faccia sfondare. E avete bisogno anche di un bel po' di soldi. Sul prezzo ci metteremo d'accordo. Hold your hand. You're breaking. Now do it again. Come alive. Tuck your neck. Do a dive. One, two, three, four. On your head. Do a tilt. Spin on your back. Do the break. Now it's time to graduate. Double dutch. Hips gyrate. Which way? And whiz bang back. Huh? Boogaloo. I'm behind you. You got it, Jack. Now lock it up. Stop and go. Nasty girls. Hey. And gigolos. Hey, I'm sure. Tube it up. What, man? Now freeze it back. Work that body. Break it, break it, break it. Senti, è meglio che cominci io. Lui non ha mai cantato, è meglio che cominci io a cantare la canzone. Facciamolo provare, vediamo che succede. Andiamo, Troy, come puoi parlare di prove a Joey? Lo sai che non è il tipo lui. Non è per mancanza di fiducia. Non fa niente. Non è per mancanza di fiducia. Abbiamo da fare un sacco di cose qui intorno. Ci sono i meccanici. Dai, Joey, i meccanici non significano più niente. No? L'unica cosa che adesso abbia importanza sembra che siano queste benedette prove. Sei pronto a dimenticare tutto, eh? Dobbiamo solo aspettare. E quanto tempo dovremo aspettare ancora? È necessario non creare problemi per la gara, altrimenti ci squalificano. Ah, abbiamo la gara, è vero. Te l'ho già chiesto una volta, ti ho chiesto cos'è più importante per te, la banda o la musica? Rispondimi. Joey, le due cose non le posso separare dentro di me, ok? È una cosa che dovrai fare. Prima o poi dovrai decidere che cosa è più importante per te. Pronto? C'è la famiglia. Sì. Queste stupide canzoni. Ok. Allora? Ehi, hey, Troy! Un momento! C'è il signor Delamo al telefono. Il presidente della Twilight Record. Dice che è importante. Non sono stupide le nostre canzoni, visto? Non scappare via. Quelle stupide canzoni possono aspettare. Metti giù le mani, Joey. Tu sei pazzo. Non sono pazzo. Sei tu che hai perso la testa. Ti interessa solo suonare con quella stupida band. Noi non significhiamo niente per te, vero? Significate ancora molto per me. E faremo sicuramente qualcosa quando questa gara sarà finita. Sarà troppo tardi. Lascia che me ne occupi io, Joey. Che cosa vuole? Salve, Troy. Vorrei fare un patto con te, giovanotto. Io sarei anche disposto a darti una mano in questa gara. Sei d'accordo? Ma mia figlia deve stare fuori da questa faccenda. Sai, Brooke si fa coinvolgere facilmente, spero che tu capisca. No, non esiste niente che possa impedirmi di vedere Brooke. Niente e nessuno. Sono stato chiaro? Troy. Hai bisogno di soldi? Credo che potrei farti un piccolo prestito. Allora? Troy. Pronto. Saremo grandi, Troy. Una volta che avremo cambiato tutto, non ci sarà nessun altro meglio di noi. Nessuno farà della musica meglio della nostra, amico. Ehi, guardate chi c'è. Sono ancora vivi. Cosa vuoi? Andiamo, adesso fanno i cerchi. Tanto lei è passata con loro ormai. Ehi, dove ve ne andate, ragazzi? Già, non ci fate ascoltare una canzone. Chissà, forse sono di passaggio. O forse venivate a cercarci. Lascialo perdere, Troy. Io dico che scappa via. Lascialo perdere. Scappa via da me, ragazzi. Lui non è niente. È soltanto un perdente che si batte per le strade. Vinceremo noi, ma Troy dice che lui è il migliore. Finiscila. Sta zitto, eh? Sì, sta zitto, eh? Sai, le cose ora sono cambiate.
Sono io che controllo le strade. Sì, è proprio così. Già. Dai, da un po' di tempo a questa parte. Vado in giro con lei al mio braccio destro. È solo una stronza. Una stronza. Non gliene frega niente. E forse dovrei andare alla Twilight Record a prendermi la figlia del capo. Ehi, fermati. Avanti. Sta fermo. Coraggio. Roll. Avanti. Lui non è proprio niente. Cosa niente. Aspetti, ragazzo? Cosa aspetti, eh? Avanti, ti ricordi di questo, eh? Non tirare troppo la non corda, non tirare Carlos. Troppo la corda, Carlos. Questa gara non durerà a lungo. Beccati questo ragazzo. A te e alla tua gara. Io me ne frego di questa fottuta gara, amico. Ehi, torniamo alla base. Dobbiamo provare per la gara. E vinceremo. Vero, baby? Sì, vinceremo noi. Vinceremo noi. Hai vinto, Troy. Ma hai vinto. Dimenticali. Che cosa c'è, Joey? Che ci fai qui? Vaffanculo! Ehi, amico. Ehi, senti, stai. Troy, devi chiudere quella boccaccia adesso. Hai capito? Non devi colpire me, colpisci lui. Signor pacifista, che uomini siete? Lo avete lasciato andare via? Non ci avrei mai creduto se non avessi avuto la disgrazia di vederlo con i miei stessi occhi. Non farla tanto lunga, finisci. Joey. No, finisci la avrei tua, dato la mia vita. Io avrei dato anche la mia vita per quest'uomo. Io avrei anche ucciso per quest'uomo. Dimentichi che c'è gente che è morta in queste strade. Neanche tu hai rispetto per loro. Sei uno struzzo. Ma è finita. È finita. Ok, è finita. Non vi riconosco più. Chi sei tu? Chi sei tu? No, tu non sai chi siamo. Giusto. Noi siamo storia. Tu sei un ricordo. Stai attento alle spalle. Stai molto attento, amico, perché io non ci sarò. Chi si vede? A che devo la sorpresa? Hai intenzione di fermarti? Ho paura che non sarei una buona compagnia questa sera. Non mi piace. Non voglio. Perché non ne parliamo un po'? Sono solo 3 settimane. Non devi fare tutte queste storie. Allora rispondi a questo. Che cos'è più importante per te? L'amore o la tua ambizione? Dovevo immaginarlo, ma figurati se doveva capitare proprio a me. Ma lo so, è accaduto. Per te io non conto niente. Sono soltanto un passatempo. Sei arrivata e non hai fatto altro che parlarmi di affari, soltanto di affari. Troy, tu non vuoi capire. Senti, Brooke, non capisci che così tu mi uccidi? Io non ti avrei lasciata, né 3 giorni né 3 ore. Questo tu significhi per me. Ma sono soltanto 3 settimane. Cosa mi dici? Della gara, degli affari? Sai cosa ti dico? Al diavolo gli affari, al diavolo tuo padre e al diavolo anche tu. Senti, Brooke, forse puoi anche dire che non è vero, ma credi anche tu che io non sia abbastanza bravo? Non l'ho mai detto. L'hai dimostrato. Pensi che sia una nullità? Che non sia nessuno, ma io ti farò vedere che cosa sa fare questo nessuno. A inizio lo show. Go fast.
persona, il solo, l'unico presentatore. Ed ecco a voi, amici, Smokin', Smokin' Robinson! Grazie infinite e grazie per la bella presentazione. Bene, ragazzi, ci siamo tutti. E questa è la notte che tutti stavamo aspettando da molto tempo. Lassù potete venire i giudici, che assegneranno la vittoria. Ed ora il primo dei finalisti, Jazz Man e le Bad Girls!
look out in the audience and I can see that I'm not the only one that cries. You there, pretty girl, I can look at you and see that you shed a tear just last night. Man sitting over there trying to be cool, I can see you're nursing a broken heart. You might as well come on, testify with the royal sing-along. You're not the only one. You're not the only one who cries. You're not the only one. You're not the only one who cries. Come on, dry your eyes. You ain't by yourself. You're not the only one. You got plenty of help. You're not the only one who cries. You're not the only one. Sapevo che ce l'avresti fatta. Vincere una gara non cambia una persona. Sono lo stesso uomo che non hai voluto 3 settimane fa. Vattene. Cosa stiamo facendo qui, Carlos? Ho detto vattene. Subito. Vieni, siediti. Siediti.
Sei arrabbiato con me, vero? Perché dovrei essere arrabbiato con te? Sei stata grande. Voglio solo che porti un messaggio a Troy da parte mia. Cosa vuoi che gli dica? Devi ricordargli che abbiamo una questione in sospeso. È stata veramente grande. Grazie, bambola. Oh mio Dio. Chi sarà stato? Carlos, con due colpi nella schiena. Carlos. Cosa faremo noi, Troy? Dovremmo lasciar fare la polizia. E da quando in qua a quegli stronzi importa qualcosa di noi, eh? Eh? Va bene, io non so niente. Ecco, tu non sai niente. Io non voglio entrare. Tu non ci devi entrare. Non ho bisogno di te per questo. Adesso la gara è finita. E tu hai il tuo trofeo. Ma noi abbiamo una questione in sospeso. Qualunque cosa abbia fatto, lei era una di noi. Se devo lasciare questo quartiere, lo farò alla luce del sole. Ehi, Joy, va a cercare Carlos. E digli che Troy gli fa sapere che non ha dimenticato. Digli che combatteremo per i diritti sulle strade, tutte! Digli che se vinceremo noi, loro se ne dovranno andare e resteranno fuori! Ah, Joy, digli niente pistole, solamente io e lui. E scelga il modo di combattere. Ehi, voi, meccanici! Avete visite! Che facciamo, Carlos? Tienilo tu. Ehi, c'è Joey con il frocetto. Ciao, bellezza. Lieto di vederti, Joy. Quale onore. Ah, fa caldo. Troy è tornato. Oh. Ah, sì? E dove andrebbe stavolta? Vuole un incontro. Già, è come un pesce terrorizzato che per scappare va a cacciarsi nella rete. E dov'è? Lo sai dov'è. E sai cosa vuole. Sì, lo so. Andiamo. Ci sarò, amico. Io vado a dirglielo. Ehi, non inciampare tornando a casa, ok? Su questa bella bagnarola.
Ehi, fresche labbra. Giochiamo, eh? Quando avrò finito con te, amico, non dovrai più preoccuparti delle strade. Eh? E di nient'altro per tutto il resto della vita. Vieni avanti. Vieni avanti. Vieni avanti. Coniglio di cioccolata! Un ricamo su quella bella faccia. Avanti. Oh, beh. Lancia qui. Ah, d'accordo, farò anche senza. Avanti. Fatti sotto. Coraggio. Oh, credi di essere tanto cattivo? No. Non sono cattivo. Sono incazzato. Vedrai. Avanti. Dai, fallo a pezzi! Attacca! Così, così! Attento, ti dai un calcio nel culo da solo. Prova a darlo a me un calcio. Avanti, provaci! Su, questi stronzi, chi è più forte? Dai! Strozzalo! Bravo! Vuoi vedermi ballare, amico? Ballerò sulla tua faccia! Forza, balla! Come on.
Sei grande, Troy! Sei grande! Ti ucciderò! Anche tu! Presto! Fermo, fermo! Addosso! Ehi, ehi! Prendi questo! Ehi! Toglietemi di mezzo! Ehi, pappa molla! Ehi! Alzati, alzati! Preparati a crepare, Sandy! Vai! Fuoco! 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 La polizia! Polizia! Dai, polizia! Via! Scappiamo, dai! Avanti, amico! Perché prendervela con la nostra famiglia? Non dovevate! Ehi, Troy! Troy! Hai salvato di nuovo il culo, eh? Troy, arrivano guai. No, io credo che ormai è tutto sistemato. Non penso che McGruder sia dello stesso parere. Non mi preoccupo. Che dici? McGruder sta venendo a darci un altro trofeo. Mia madre sarebbe stata così orgogliosa di me. Così orgogliosa. Avanti, nessuno può batterci. Siamo uno, due, tre che ci guardiamo le spalle. Nessuno può batterci. Sì, nessuno potrà mai batterci. Allora staremo ancora insieme, eh? Yeah.